inglese tutti gli anni, ma perché non scrivi qualcosa della tua infanzia, del tuo paese, che tanto lo ami, eccetera. L'anno scorso mi sono messo a scrivere qualche cosa, sì, l'ho preso dalle dinastie. Ho fatto tutte le dinastie che conoscevo una volta, eccetera, dalle più anziane. Sapevo delle dinastie perfino dal 1200, che erano i Raffi che sono venuti dal Seno Piacentino a Bedogna nel 1200. Dopo di loro hanno portato l'altra dinastia, che era della dinastia di mia mamma, gli Sghia, li hanno portati qui nel 1300 e qualche cosa. Infatti sullo stipite della mia casa c'è la scritta che è stata fatta la casa del 1473. Sì. Magari facciamo mentre facciamo la presentazione. Si intitola appunto Le disavventure di Ninetto, ovvero sia lui parte da alcune esperienze sue. Io appunto ho avuto l'occasione di leggerlo questa settimana, da alcune esperienze sue di quando era giovane e traccia diciamo una storia in pillole, ovvero sia a momenti. Di quello che riguarda lo scenario di Bedonia nel XX secolo, diciamo nella prima metà, a cavallo della metà del XX secolo, con anche degli excursus, dei flashback su momenti precedenti a livello storico. Ecco, innanzitutto l'autore, Ninetto Del Grosso, è nativo di Bedonia, sempre nato e cresciuto a Bedonia, successivamente emigrato non soltanto in Gran Bretagna ultimamente, ma prima era stato anche in Canada, ha avuto un'esperienza nella Marina Militare, eri sull'incrociatore Montecuccoli o Duca d'Abruzzi, non ricordo più. Nessun incrociatore, Duca degli Duca Abruzzi. degli Abruzzi, non ricordo più se era Duca degli Abruzzi o Montecuccoli. Ecco, sull'incrociatore Duca degli Abruzzi ci sei stato parecchio tempo in Marina e poi dopo ha deciso di emigrare, ha fatto un certo periodo in Canada e poi alla fine è andato in Inghilterra dove ha fatto fortuna, è diventato maître d'albergo, se non vado errato, Sì. prima sommelier, prima cameriere. Venire delle opere da Parma e lui cantava anche lui con quel Bellettane. Poi è stato sindaco, è stato lui che ha fatto fare la famosa passerella che attraversava il torrente per Pirana Per arrivare poi all'asilo. per facilitare i bambini di via Vittorio Veneto ad andare all'asilo infantile. Sì. E ecco, quello era stato appunto, hai parlato anche quello della costruzione anche dell'asilo infantile con determinati Sì, lasciti. quello lì è stato il suo zio Emilio, Don Emilio Bellentani, che ha fatto costruire l'asilo infantile. Sì. Aveva sempre intenzione di far costruire l'asilo infantile a Bedonia, ma non aveva soldi di farlo fare. È andato a trovare un suo amico che avevano fatto i sacerdoti insieme, erano stati studenti insieme al seminario Vescovi di Bedonia.